ti immagino, e molte altre persone ci raggiungeranno nel corso della giornata. Però intanto un benvenuto e un grazie a tutti quanti voi che siete qua. 31esimo Festival della Creatività, per la prima volta questa esperienza è stata portata alla Uria, con mio grande orgoglio e con mio grande piacere. Innanzitutto i ringraziamenti a Createca, che ha fatto un vero e proprio viaggio per poter arrivare in questa bellissima parte della Basilicata, e per regalarci questo evento che ha veramente un carattere innovativo e particolare rispetto a quelli che noi in genere siamo abituati a vedere in questa regione relativamente a tutto quello che riguarda la formazione professionale, l'istruzione e l'orientamento scolastico. Quindi grazie di cuore a Createca, grazie di cuore ad AIF, all'Associazione Italiana Formatori, che è stata nostra partner in questa avventura e che ci ha permesso di sollecitare il territorio. Senza di voi tante porte non sarebbero state aperte, quindi grazie a Felicia Danna, che è la Presidente, e a Paolo, a tutti quelli che nel corso di queste altre due giornate conoscerete, perché resteranno con noi, alcuni di loro lavoreranno con noi nei vari workshop. Cosa dire? Io sono nata in questo paese, molti mi chiedono perché hai scelto proprio la Uria per fare questo festival, perché è il mio paese ovviamente, prima di tutto, perché lo amo, ma soprattutto perché, come ho avuto modo di dire anche altre volte, questa parte della Basilicata esprime delle potenzialità che sono ancora sopite, che non vengono assolutamente utilizzate e che invece mi accorgo che quando sollecitiamo rispondono ampiamente e con grande convinzione. Ed è allora con questa motivazione e con l'augurio che questo territorio possa ricominciare a vivere così come io me lo ricordo quando vivevo qui prima dell'università, che abbiamo regalato questa esperienza e che abbiamo regalato, ci tengo a dire, gratuitamente, perché tutti gli animatori che sono qui sono animati semplicemente dalla loro passione, quindi sono qui gratuitamente. Noi abbiamo avuto un aiuto da parte della Regione Basilicata per pagare le spese vive di questo evento, ma per il resto tutto è basato sulla buona volontà, sulla passione e sulla motivazione che spinge questi professionisti ad occuparsi delle persone, della crescita delle persone. Festival della Creatività significa emozione, significa intelligenza, significa emozione in movimento, come avete già potuto notare ieri. Chi è che ha partecipato all'apertura, al workshop di apertura condotto dal nostro leader Hubert Jaoui, a cui darò la parola dopo, perché il palcoscenico sarà suo interamente e lo saprà cavalcare con grande maestria. Grazie Hubert per essere qui e per averci permesso di utilizzare il format di Createca anche in questo territorio. Vorrei chiamare però qui ad uno gli animatori che fanno parte di questo festival e che animeranno tra oggi e domani i workshop di cui voi avete il programma. Prego loro di fare una breve presentazione di se stessi e anche del workshop che terranno, in modo tale che avrete in diretta alcune informazioni che magari su carta scritta invece non vi sono state molto chiare. Comincio un attimo io, così poi do spazio agli altri. Il mio workshop si terrà dalle 16.30 alle 18.30, si chiama Creiamo Soluzioni, è un workshop basato sulla metodologia del coaching creativo e sarà un momento di lavoro insieme per proporre delle soluzioni che siano delle soluzioni concrete e praticabili applicate proprio ai problemi che andremo a sviscerare di questo territorio. Ad uno i miei animatori facciano la loro passerella. Vieni Roberta. Roberta Pistagni. Allora, buongiorno a tutti, vado molto veloce, quindi niente curriculum, soltanto due parole sul workshop. Dalle 14.30 alle 16.30, dopo mangiato, quindi un orario un po' sparandiale, un po' impegnativo. Il titolo, Il peperoncino e la farfalla, prende spunto da una piccola poesia, un haiku di quelli giapponesi un po' critici, citato da Jodorowsky. Lui dice,
a questo, siamo in un festival della creatività e quindi il punto è iniziare è che la creatività deve essere comunque di segno positivo, perché ci stanno tante cose creative che si possono fare ma che sono mortificanti. Quindi noi vogliamo parlare della creatività vitalizzante, non mortificante. E poi bisogna capire che cosa fa volare o che cosa non fa volare la farfalla. E di questo parleremo oggi pomeriggio. Grazie. Altra anima di Createca. Allora, anch'io parlo solo del workshop, perché penso che ci sia anche una breve biografia, no? Quindi eventualmente lì si è scritto qualcosa. E il mio workshop, quello che condurrò oggi, si chiama alle 16:30, si chiama Fotosofia, e in realtà ha a che vedere con la comunicazione. Tante volte magari ci chiediamo per che ragione qualcuno ci abbia così inviso, cioè oppure al contrario, sono noi che non nutriamo particolare simpatia nei confronti di qualcuno, no? Anche soltanto guardandolo. Dice Vaslavik nella Pragmatica della comunicazione umana che noi in realtà trasferiamo delle informazioni in maniera inconsapevole. La chiama comunicazione ulteriore questa. E le fotografie in realtà sono proprio uno strumento straordinario per raccontarci di noi oltre quello che noi pensiamo di noi stessi. E come farlo, diciamo, al massimo, meglio possibile, se non con altre persone che guardino le nostre fotografie. Per cui le persone che parteciperanno a questo workshop, spero che abbiano portato con sé tre fotografie, che sono i tre momenti importanti della propria vita, dall'oggi al passato, che passato, e attraverso queste foto vi faremo un viaggio verso la conoscenza ulteriore di noi stessi. E possibilmente, se ci sarà tempo, vedremo anche cosa farci con questa conoscenza, a seconda del numero di persone che parteciperanno, perché chiaramente già questo momento è molto forte, emozionalmente molto significativo. Va bene? Il mio workshop è nato da una riflessione, come dire, occasionale, e mi sono girato parlando, vedendo, leggendo, e ho avuto l'impressione che si vada verso delle strade di tipo tribale. Allora mi sono detto, ma questa è una cosa che va condivisa, va discussa, va valutata, va un pochino scavata. Ho letto qualcosa, ho studiato un po', ho guardato, è venuta fuori l'idea di questo workshop, l'ho condiviso prima con Weber, è venuto fuori la cosa che spero potremo vedere insieme. È un workshop, come dire, fatto per ridare la palla, quindi vi darò un problema, chi verrà avrà un problema voi da scoprire. A presto. Spero che venga dopo questa minaccia. Francesca De Pisa. Allora, emozionatissima, sono Francesca Campisi e starò insieme a voi anch'io questo pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 con Mi racconto, riprogetto e scelgo. Io sono appassionata di storie, le storie di noi tutti, e nel dispiegarsi della storia di ciascuno di noi ci sono i semi della progettualità, della passione, della ricostruzione di sé, e quindi di nuova progettualità rispetto al cambiamento, no? Che in genere il cambiamento mette anche molto timore. Oggi pomeriggio mi piacerebbe fare una cosa che sosteneva Winnicott, giocare e fare, e quindi nel gioco del raccontarsi con delle tecniche creative cercheremo insieme di tirare fuori la narrazione di ciascuno di noi tesa a un progetto che potrà permettere di cominciare a pensare, a fare, a osare, a sperimentare nuove cose di sé e anche a realizzarle. Vi aspetto, visto che ci sono già molte persone, e giocheremo insieme.
Grazie. Un'icona di Createca, ho il piacere di presentarvi Paola Mazzetti. E ovviamente Paola, grazie ancora più grande. Grazie Paola. Mi chiedo che cosa faccio e non so bene rispondere, però mi viene un'immagine. Non so. Qualcuno risponde. Grazie Paola, chi parteciperà al workshop di Paola avrà sorprese incredibili che scoprirete solamente standoci. Marco Stancato. Un giorno, un po' come il Papa, insomma. Io sono stato molti anni in aziende pubbliche e private come responsabile della comunicazione o come responsabile della formazione. Poi 11 anni di Sapienza appunto come docente di due cose, pianificazione dei media, ma questo lo metto da parte perché oggi non ne parleremo, e invece poi comunicazione organizzativa, come comunicano le aziende verso l'esterno e al loro interno e come devono comunicare le persone che sono nelle aziende. Il mio workshop di oggi, quello delle 4:30 oggi, è una replica domani appunto alle 11, è sul public speaking, ma io preferisco parlare di comunicazione efficace, perché il problema non è quello che mi chiedono quando mi chiamano come comunicatore, come formatore in azienda, cioè quello aiutami a prendere più applausi durante un convegno, a parlare meglio del mio competitor. Il problema non è quello, il problema è stabilire una relazione effettiva con il pubblico che hai davanti, perché altrimenti esci sempre scontento da qualsiasi performance, sempre, perché hai l'impressione che non hai detto tutto quello che volevi dire, che non hai detto le cose principali, che ti sei perso nei dettagli e soprattutto che il messaggio alla fine non è passato assolutamente. Quindi parleremo di comunicazione in questo senso. Arrivederci. Caterina Giannotto, un nuovo acquisto, molto prezioso come avrete modo di apprezzare. Buongiorno, io mi limiterò ad accennarvi brevemente le tematiche del workshop e io mi occuperò di dimostrarvi come il cambiamento può essere semplicemente innescato da un cambio di prospettiva, perché io parto dal presupposto che ciò che ci rende unici è il modo in cui facciamo le cose e non necessariamente che cosa facciamo. Quindi utilizzerò degli strumenti spesso associati a qualcosa di estremamente tecnico, cioè gli strumenti della comunicazione digitale, alcuni strumenti di base del personal branding che serve a costruire un'identità pubblica che poi attraverso gli strumenti digitali viene diffusa, per insegnarvi a cambiare prospettiva su voi stessi e sul mondo che vi circonda. Salve, sono Antonella Bennino e lavoro come psicologa. Il workshop di oggi sulle costellazioni familiari sicuramente è difficile da spiegare, perché costellazioni è una parola legata al cielo, ma può essere legata anche alla nostra famiglia, come ognuno di noi ha un posto nella sua costellazione familiare. Questo posto che noi occupiamo è imprescindibile, cioè è un'appartenenza di diritto, nessuno può essere escluso, e quando si generano dei problemi in una famiglia relativamente a esclusioni, problematiche, si creano dei nodi che non permettono poi di volare, perché mi piace citare la frase di Ulzamer: senza radici non si vola. Noi abbiamo bisogno delle nostre radici familiari per spiccare il volo. Più profonde sono le nostre radici e più il nostro volo potrà essere alto. Per cui nel workshop quello che faremo lavorando in gruppo è di cercare di sciogliere
dei nodi che alcune persone, diciamo, con una domanda del cuore, diciamo, con un'urgenza, vorranno portare in gruppo. Quindi vi aspetto stamattina alle 10.30 e spero che qualcuno di voi abbia un'urgenza su cui poter lavorare. Grazie. Un'altra colonna portante di Createca, Isabella dell'Aquila. Senza di lei, molta dell'organizzazione non sarebbe possibile. Buongiorno, il mio workshop ha come titolo L'anno che verrà. L'anno che verrà anche perché evoca una canzone che a me piace molto. E l'anno che verrà, le vie del cambiamento sono tante, sono infinite. Il cambiamento parte da noi stessi fondamentalmente e non sono necessari perlomeno tre presupposti per capire dove vogliamo andare. Uno è conoscere le nostre risorse. Le nostre risorse possono essere evidenti ma latenti, ma anche nascoste. Un'altra condizione è conoscere le nostre gabbie, e ne abbiamo tante, Bell ieri ne ha parlato. E l'ultima condizione è riuscire a definire i nostri obiettivi. Sembra facile, sarà sicuramente facile, ed è un invito a sondare questa strada. Il workshop sarà oggi alle 16.30. Grazie e a presto. Cooperative e alla Voradio che ci sosterrà
mandando via web sunti e interviste di questo evento, in modo tale che anche nel futuro ne avremo ancora memoria. Ulteriore ringraziamento ad Apofil, che voi tutti conoscete, perché ci ha concesso gentilmente non solo dei locali per poter realizzare dei workshop, ma ci ha supportato, sostenuto ed aperto molte porte nel corso di questa preparazione. Un grazie generale a questo territorio che, ripeto, si mostra sempre generoso e partecipativo ogni qualvolta gli si bussa. Lascio la parola a Hubert Jaoui, con grande piacere, è un grande piacere averlo qui. Non dico nulla di te, parlerò da solo. Peccato, perché se avessi parlato di me comincerai forse a sapere chi sono. La domanda più difficile che uno mi potesse fare sarebbe chi sei. Per fortuna che non lo so, perché se lo sapessi mi potrei annoiare con me stesso. Tanti ringraziamenti, ma in realtà l'attività che mi permette di imparare ogni volta. Durante i miei studi sono stato insegnante, professore, e abbandonato per strada, insegnavo scienze, e le scienze c'è poco posto per l'improvvisazione, soprattutto all'epoca, perché ho improvvisato il mio mestiere raccontando quello che c'era del libro e quello che gli alunni dovevano sapere per l'esame. E terzo anno, a un certo momento, stavo facendo il mio corso, mi sono accorto che non ero io che parlavo. Era come un nastro magnetico che diceva delle parole registrate. Mi sono spaventato e ho dato la dimissione. Non vorrei essere robotizzato. E dopo ho fatto tante altre cose, la caratteristica comune che entrando in una certa funzione ero ignorante, è stato e ancora oggi la mia forza, sono ignorante permanente, le cose che mi interessano sono le cose che non so ancora. C'è una parola in francese che è arrivata in Francia, una vecchia parola che in Italia è banale, ma è arrivata in Francia solo 4-5 anni fa. I giornalisti l'hanno lanciato con molta fierezza perché le piace usare delle parole che il pubblico non capisce, si sentono importanti. Ossimoro, in italiano è banale, ossimoro, tutti lo conoscono, mi pare. E per me la verità è fatta di ossimori. Perché il mondo, la vita, noi, per antonomasia, questa parola non è ancora arrivata in Francia, tutto è ossimoro. Dunque, per quelli che verranno al mio workshop, vi annuncio che vi farò soffrire e sarà una sofferenza deliziosa. E sì, ossimoro. Vi trasmetterò strumenti perché il cambiamento diventa un'abitudine, oltre ossimoro. Dunque. Mi suggerisci? Sì, vi racconto, gli umoristi spesso dicono le cose più serie, più fondamentali, alcuni umoristi bravi ce ne sono, e uno non ancora conosciuto in Italia, che lo sappia, Alphonse Allais. Qualcuno conosce Alphonse Allais? Mi sembra che non abbiano tradotto sono dei tesori che non passano da un paese all'altro, da Francia in Italia, Italia in Francia, per non parlare di altri paesi. E lui era un umorista un po' cinico, ma la storia che lui racconta come vera non è cinica. Lui abitava in un palazzo e ogni mattina incrociava un collega, no, un coinquilino, e si toglieva il cappello, nel periodo tutti i uomini avevano il cappello, per salutare, e l'altro non rispondeva mai. Lui era sempre più arrabbiato, la prossima volta lo
prendo fra quattro occhi e lo forzerò a salutarmi. Per darsi coraggio, prende 4 o 5 bicchieri di rum per avere più coraggio, incrocia e gli dice: ah, questa volta ci incrociamo, non lo saluterò, non mi toglierò il capello. Scende nella scala, vede il coinquilino e, siccome era ubriaco, lo vede due volte e saluta due volte. L'abitudine, la capacità di ripetere comportamenti efficaci, vedrete, cioè che sono stati efficaci in un certo momento. Un grande filosofo francese, Charles Péguy, non conosciuto in Italia, mi pare, filosofo e poeta, e ha scritto: un'anima abituata e un'anima morta. Anche qui ci vorrebbe un ossimoro, perché si può avere l'abitudine del cambiamento. È nata in America 7-8 anni fa una disciplina che ho scoperto in Italia grazie a un volumetto che hanno pubblicato e che è già sparito e non ha fatto scalpore, è gran peccato. Sono due americani, una informatico, uno psicologo, che hanno creato una nuova disciplina che hanno chiamato neurobica, che è un mix di aerobica e neuroni, e propongono, non so se si trova ancora questo libro o lo troverete su internet, che propone una ginnastica quotidiana per prendere l'abitudine di cambiare senza sforzi. E vi propongo subito un esercizio fisico. Vi invito a incrociare le dita. Così. Siete usciti? Sì. Sono sempre preoccupato quando ci sono persone in fondo, perché posso fare varie interpretazioni. Vorremmo poter scappare tranquillamente senza disturbare nessuno. Allora vi annuncio che non mi disturbate se uscite, se per fortuna c'è libertà, uno è qui perché vuole essere qui, se vuole essere fuori, scelta sua, non mi dà nessun fastidio, preferisco che esca piuttosto che annoiarsi. Non ho trovato, sì, una noia divertente, un altro simbolo. E dunque, siete riusciti a incrociare le dita. Adesso vi prego di separare le dita, mischiarle e reinserire in senso opposto, cioè il dito che era inferiore adesso è superiore e così via fino a quattro dita. Si è riuscita in un colpo eccezionale, perché ci sono delle persone che anche 5 minuti si provano ancora. È difficile, è una cosa insignificante, non cambia la vostra ideologia, la vostra persona, eccetera. Cambiare è difficile. È difficile perché siamo, per fortuna, programmati a ripetere. Perché è fisiologico. Una cosa che sappiamo fare, la rifacciamo senza neanche pensarci. Usiamo delle routine, si usa la parola in italiano routine, è positiva o negativa in italiano? In francese è negativa, si dice una persona routinaria, non è un complimento. Allora, gli americani usano la parola francese routine e li chiamano no brain system. Dunque una comodità formidabile, perché ci dispensa di usare il cervello e facciamo delle cose senza pensarci. Cominciamo. Un'altra storia vera: c'era uno scrittore francese, non so più chi era, molto famoso, che aveva una lunga barba, e un giornalista gli chiede un giorno: quando lei dorme,
la barba la mette sopra o sotto il lenzuolo? Dal crisolo non è più riuscito a dormire. Si deve chiedere, sì, come l'ha detto. Dunque le unghie sono una risorsa formidabile a condizione di non condizionarsi al 100%. C'è un'innovazione strana, perché normalmente quando un prodotto dimostra la sua inefficacia viene ritirato dal mercato, e c'è un prodotto che da anni, decenni, ha dimostrato che funziona male. La maggior parte dei matrimoni finiscono o per un divorzio o continuano a vivere insieme infelici in coppia. E stranamente questo modello si prosegue, probabilmente è una routine, perché un condizionamento tale che le persone non trovano alternative, e ce ne sono oltre il divorzio. Il mio libro, che è stato secondo i lettori più utile, si chiama in italiano Sopravvivere alla coppia, e dà possibilità di analizzare perché siamo qui, come va la nostra associazione in due e come fare per mantenerla viva e felice più lungo possibile. E the sky is the limit, ci sono tantissime alternative all'interno della coppia e non c'è una ricetta unica, come in psicoterapia non c'è un trattamento unico, le persone devono inventare, e inventare può diventare una routine, e i grandi inventori, innovatori, geni creativi hanno delle routine mentali che li servono, più la capacità di rivisitare queste routine per non diventare schiavi. Dunque il cambiamento è la vita, un cambiamento, che il cambiamento diventa una routine di cui non saremo schiavi e decideremo quando continuare a fare la stessa cosa per comodità, perché ha dimostrato la sua efficacia, più una lampadina che una suoneria che dice attenti, attenti, quello che stai facendo non è efficace, e c'è la morte nella vita come c'è la vita nella morte. Dunque ho finito? Sì, magari diamo qualche nota tecnica e poi lasciamo... Nota tecnica, sì. Chi parteciperà al corso di Uberge qui fuori dalle gabbie, crearsi creando, si può spostare nelle sale qui dell'Angelo Custode, nella sala grande dove avete lavorato ieri. Tre parole, Costellazioni per cambiare, hanno altre due salette sempre nell'istituto Angelo Custode. Le tre parole esterno. Va bene, troverete la segreteria organizzativa lì che vi guiderà, mentre invece le tribù del futuro lo terremo qui, è un workshop che terremo qui. Al termine dei workshop di questa mattina sarebbe molto bello se non vi disperdeste, ma ritornaste qua per un momento, perché vorremmo fare un po' il sunto di quello che voi avete appreso, avete vissuto, e vorremmo comunicare agli altri l'esperienza differente che ha fatto. Quindi resteremo qui una mezz'oretta per una plenaria, che vi prego caldamente di fare, insomma, di esserci, perché sarà un momento conclusivo. Tra le 12.30 e l'una siamo di nuovo qui. Ancora un'altra nota tecnica: chi vuole restare a pranzo con noi, il Festival della Creatività ha una convenzione con il Parco della Qualocca, con il ristorante del Parco della Qualocca, dove ci ritroveremo tutti quanti a pranzo. Grazie e buon lavoro. Grazie.